Oggi in cantiere. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti in Ombretta su Arte per te. Oggi siamo in cantiere, dobbiamo restaurare un soffitto. È la prima giornata di lavoro e dobbiamo fare i saggi. Noi sappiamo che sotto quell'intonaco là, venite, c'è qualcosa da scoprire. Andiamo a scoprire insieme, vi faccio vedere come si fanno i saggi, come si fa il primo saggio e tutti i primi procedimenti fino alla pulitura totale del pezzo. Saliamo. Come prima cosa mi segno il perimetro di quello che voglio andare a far venire alla luce, quindi faremo un saggio su questo quadrato qui. Inizio a toccare, suono pieno, suono vuoto, quindi conviene cominciare qui dove il suono è vuoto perché c'è un distaccamento. Ecco, prima traccia di colore. Piano piano, senza far danno, continuiamo a bisturi a distaccare l'intonaco. In molti vi starete chiedendo: Ombretta, ma perché stai andando così piano piano a bisturi e non vai a spatolina o a raschietto? Andresti sicuramente più veloce. Sì, ma porterei via insieme all'intonaco lo strato della pellicola pittorica, perché sotto questi soffitti solitamente non ci sono affreschi ma ci sono tempere, e le tempere sì, sono stabili, però non fanno parte della parete, vengono via se vengono raschiate. Ok, voi a questo punto vi sarete arresi, ma guardate, sotto questo c'è questo azzurrino, lo vedete? Questo verde acqua azzurro. Questo è un secondo strato di pittura che è stato dato negli anni addietro. A noi interessa quello che c'è sotto questa pittura e dovremo farlo venire fuori così, raschiando delicatamente. È questo azzurro che noi dobbiamo trovare, che non è questo, è differente. E perché dobbiamo trovarlo? Perché accanto a questo azzurro ci sono anche altri colori e altri decori. C'è qualcosa, quindi adesso scopriamo cosa c'è. Procedo quindi a scorticare tutta la porzione quadrata che ho contrassegnato e poi ci vediamo dopo al momento in cui comincio a liberare la porzione dalla patina azzurrastra e capire cosa c'è effettivamente sotto. Dopo un po' di lavoro siamo arrivati a questo punto, abbiamo liberato la porzione che ci interessava. Come vedete si intravede la pittura sotto, ma ancora molto sporca dalla seconda pittura data sopra, questo verdino, che io toglierò quasi tutto così a bisturi, molto lentamente, e poi mi avvarrò di un tampone con dell'acetone per vivacizzare i colori e per capire quindi le forme da scoprire sotto. E piano piano le riporterò fuori. L'acetone però non deve essere usato in grandi quantità perché smagrisce molto la tempera. Quindi per adesso, giusto per capire come è fatto, lo uso. Ma poi dopo non lo userò più perché sennò mi polverizza proprio la tempera. Vedete, questo è il colore che c'è sotto la pittura. Ovviamente per ridipingere un soffitto ci sarà stato un motivo, ci saranno delle lacune sparse su tutto il soffitto. Quando le troveremo poi noi le colmeremo. Intanto procediamo manualmente, meccanicamente, alla rimozione di tutte le tempere.
Con un tensiattivo, quindi acqua e un leggerissimo sapone per parlare in soldoni, questa parte qui sul turchese si potrebbe anche togliere perché resiste all'acqua, mentre le parti colorate, ho già fatto i saggi, non resistono all'acqua e di conseguenza posso andare soltanto con tampone ed acetone. Quindi un lungo, lungo lavoro di alleggerimento per passare poi soltanto in pochi attimi la salviettina. Vi faccio vedere. Questa è una salviettina imbibita di Contrad al veramente in piccolissima quantità, è inutile che vi dica la percentuale. E posso pulire questa parte, ma non posso pulire la parte con la foglia perché sennò viene via il colore, mentre qui regge. La colonna sonora è gentilmente offerta dai muratori che rallegrano le nostre giornate. E voilà, il verdino è tolto, quello che volevamo togliere, mentre la parte della tempera, vedete, rimane, non viene via. Quindi, dove non ho i disegni, adesso procederò con questa salvietta e tensiattivo, mentre dove ci sono i disegni mi premurerò di andare a bisturi e poi velocemente ad acetone. Queste zone che vedete, non vi preoccupate, è soltanto della materia in più che deve essere scrostata. Quindi piano piano faccio tutto questo lavoro e noi ci vediamo a quadrato pulito. Guardate, c'è la matita. La matita di chi ha fatto il disegno, guardate. Visto le linee guida. Ecco, queste sono le cose belle di questo lavoro. Ricongiungersi nel tempo. A chi c'è stato prima di noi. Io non la tolgo la matita, la lascio. Bellissimo, tanto da 4 metri di altezza non si vedrà. Traccia della matita anche qua. Anche qua è tutto con la matita, fantastico. Arrivati a questo punto, per oggi ci possiamo salutare.
sappiamo che sotto c'è qualcosa e se arriviamo a 2000 mi piace scopriremo cosa. Così farò un altro video in cui vi porterò avanti nel restauro e vedremo la fase successiva, quella di consolidamento. E allora, se il video vi è piaciuto, pollice in su, condividetelo in modo che si arrivi a delle belle visualizzazioni per la cultura e noi ci rivediamo subito dopo le foto. Ciao! Tanto lavoro c'è ancora da fare, chissà se vorrete vederlo, fatemelo sapere, fatemelo capire attraverso i like. Arriviamo a 2000 like per questo video e continuiamo la nostra telecronaca di un restauro di soffitti che si prospetta per nulla semplice, perché la pellicola pittorica cede molto molto e quindi dovremo apportare delle accortezze che non so, vi piacerà sapere. Ditemi cosa pensate di questi video, fatemelo sapere qui sotto tra i commenti e noi ci rivediamo sempre qui per un prossimo video, sempre su Arte per Te. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima, ciao!